Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi è il terzo appuntamento di consigli di guida per principianti. Quest'oggi parliamo della traiettoria. La traiettoria, che è un argomento anch'esso spinoso come è stata la frenata, perché semplificarne il discorso è abbastanza complicato. Voglio fare un discorso che comunque sia coerente, che sia comprensibile per tutti, e spero di non farmi assassinare nei commenti se dico qualche baggianata. Quindi non esitate ragazzi, correggetemi se dico qualche cosa che non è coerente appunto con il discorso. Torniamo a noi, la traiettoria. La traiettoria non è nient'altro che una linea curva che viene a contrastare la forza centrifuga. Che cos'è la forza centrifuga? La forza centrifuga non è nient'altro che una bestia nera che viene a mettere in difficoltà tutti i piloti che percorrono delle curve a una certa velocità. La forza centrifuga, per farvi capire, è quella forza che vi spinge l'automobile all'esterno della vostra curva rispetto alla direzione. Mi spiego meglio: se vado a destra, la macchina ha la tendenza ad andare all'esterno sinistra, e quindi sovrasterzo, sottosterzo, stress delle gomme, la fisica in generale della macchina, si viene un po' a, insomma, complica la vita un po' a tutti questa forza. Allora, come facciamo per contrastarla? Prima di tutto bisogna capire come è composta, cioè come è calcolata la forza centrifuga. La forza centrifuga è calcolata dalla massa dell'automobile o dal corpo in movimento moltiplicato per la sua velocità al quadrato diviso l'angolo della curva o della sterzata, l'angolo della curva. Quindi tecnicamente, se io agisco sulla massa del corpo che sta percorrendo una curva e quindi ne riduco il peso, è probabile che la forza centrifuga ha meno effetti negativi. Con questo cosa voglio dire? Che se sto percorrendo una curva a una data velocità e tolgo via un sedile, probabilmente la forza centrifuga avrà meno effetti. Sapete che non è fattibile, soprattutto su simulazioni di guida, non è possibile togliere un peso dalla macchina. Quindi cosa faccio? Posso ridurre la velocità? Sì, ovviamente posso ridurre la velocità, però non è il nostro obiettivo è andare più forte, e andare più forte non è ridurre la velocità. Allora cosa posso ridurre? Posso ridurre l'angolo della curva e quindi la traiettoria. La traiettoria mi fa ridurre questo angolo e di conseguenza gli effetti della forza centrifuga si riducono. Allora, una traiettoria che cos'è? La traiettoria si compone da tre punti fondamentali. Il punto di sterzata è quel punto in cui mi trovo più all'esterno, in direzione opposta della mia curva, e mi spiego meglio. Devo fare una curva a destra, io sono alla sinistra al massimo possibile, sfrutto al massimo la pista all'esterno prima di fare la curva e inizio a dare angolo al mio volante per percorrere la curva. Questo si chiama punto di sterzata. E con questo angolo vado a puntare il secondo punto fondamentale. Dico punto ragazzi perché tutti i punti sono. E quindi vado a puntare la macchina in direzione del punto di corda, cioè la ricerca della corda è quel momento in cui io tolgo angolo al mio volante ed inizio ad accelerare. Questo è il punto di corda. E lo sguardo è importante, lo sapete ragazzi, punto di corda, io anticipo e bisogna sempre anticipare nella guida. Tornando a noi, per andare a puntare di nuovo al punto di uscita, che è il terzo punto che compone appunto la traiettoria, in cui io mi troverò al massimo della mia accelerazione con le ruote dritte, ed è lì che avrò fatto la mia traiettoria. L'obiettivo per guadagnare tempo, ragazzi, è semplice. Io non posso entrare in curva forte, percorrere la curva in modo forte e uscire forte, non è possibile. Devo sacrificare qualcosa. La traiettoria mi permette di ridurre gli effetti della forza centrifuga, ma io devo essere bravo a scegliere la tempistica della frenata. E cosa sacrificare? Sacrifico la velocità d'entrata, secondo voi, o di uscita? Di entrata, ragazzi. Sacrifico qualche chilometro di velocità per entrare in modo corretto in curva, per trovare il punto di corda più rapidamente, per poter accelerare prima. Sostanzialmente una traiettoria serve a questo, a ridurre l'angolo, ridurre gli effetti della forza centrifuga e mi permette di poter uscire più forte da una curva. Sostanzialmente questo tipo di curva o di traiettoria si chiama largo, stretto, largo, che per quelli che amano i motori e quelli che amano le gare è istintivo andare largo per stringere e uscire largo, perché è un qualcosa che ti viene in modo naturale, ma non per tutti, perché io ho incontrato persone che non sapevano che andare fare una traiettoria idealmente corretta
aiutava ad andare più forte, e quindi ecco perché comunque mi permetto di fare questi video. Ma attenzione, non tutte le curve devono essere interpretate con lo stesso tipo di traiettoria. Infatti mi viene in mente sicuramente le curve a doppia corda, in cui l'interpretazione deve essere fatta come se fosse una curva larga, perché c'è una doppia corda da andare a seguire. I tornanti hanno a 180 gradi, in cui praticamente si torna indietro, in cui si ha la tendenza sì a fare largo stretto largo, ma idealmente sarebbe quello di andare più, un po' più lunghi, per poter stringere e anticipare il punto di corda. Non so se sono stato abbastanza chiaro, su, però chi guida da tanto sa di quello che sto parlando. Le chicane che vanno interpretate in un certo modo, ma anche la traiettoria ideale è influenzata dalle condizioni di grip, meteo, ma soprattutto delle condizioni dell'asfalto, delle condizioni di come è composta la curva. Se è una semiparabolica, e lì la forza centrifuga è sicuramente influenzata dal fatto che la mia macchina è in diagonale e quindi è placata al suolo, quindi attaccata al suolo, e quindi di conseguenza non ho bisogno per forza di ridurne la velocità, perché riesco a sfruttare questa parabolica. Insomma, ci sono tantissimi elementi. Il mio consiglio, ragazzi, è che dovete sempre tenere a mente che una traiettoria ideale è quella che vi dà la possibilità di fare un anticipo di curva, trovare il punto di corda più rapidamente e uscire da velocissimi, da sfruttare al massimo la velocità di uscita della vostra curva, quindi poter anticipare il fatto di accelerare. Come trovare la traiettoria ideale? Sicuramente è il risultato finale che vi dice se state facendo o meno delle buone traiettorie, cioè il cronometro. Però non esitate a fare tanta pratica, a cercare di anticipare sempre al massimo, quindi dovete essere un passo avanti. Siete nella curva, state già pensando a quello che succede dall'altra parte, per poter anticipare le mosse che andrete a fare. Attenzione ai condizionamenti che ci sono in pista. A volte non è possibile fare un largo stretto largo, perché se sto attaccando un avversario probabilmente dovrò fare uno stretto largo stretto, ed è lì in cui io devo essere bravo ad anticipare ancora di più le mie mosse per non essere incrociato. Chiedete consigli, i consigli su persone che conoscono i circuiti, perché online, sui forum eccetera, sul web in generale, si trovano i consigli su come affrontare, avere le buone traiettorie ideali in pista. Perché se fate un track day reale, l'istruttore è la persona adatta che vi dirà le traiettorie, perché io personalmente sono andato ad Adria e interpretavo il circuito non completamente fuori dagli schemi, però alcune curve pensavo di avere la traiettoria ideale, ed è l'esperto accanto a me, l'istruttore, che invece mi ha corretto, ed ho capito il perché e il per come, perché lui comunque aveva l'esperienza e conosceva a memoria il circuito. Ed è infatti su questo che voglio soffermarmi, è il conoscere a memoria il circuito. Se non avete piena conoscenza del circuito, la traiettoria non la troverete mai. Con la buona conoscenza del circuito e praticando e facendo le curve, riuscite a dire: la curva è fatta così, l'ho fatta in questo modo, provo a farla in un altro modo. La conoscenza, ragazzi, e la pratica sono la base di una buona percorrenza di curva e della ricerca della traiettoria ideale. Ovviamente, come al solito, dovrete adattare le vostre traiettorie in funzione di come state giocando. Io spero di essere stato abbastanza chiaro nel discorso. Io vi ringrazio tanto per avermi seguito. Se il video vi è piaciuto, non esitate a lasciarmi un pollice in su, lasciatemi un commento, sarà un piacere per me rispondervi. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. Ricordate di attivare la campanellina qui sotto per essere notificati quando pubblico un nuovo video. Noi ci vediamo al prossimo video. Da Fabrice è tutto.